di fare una visita delle facility. Quanto tempo immagino? Buongiorno. Grazie. I sensori indossabili collegati alla percezione e alla capacità. Sì, quello è. Avete scelto una sciatore serio, vedo differenze. Sono io. Però l'idea è quella di. Siccome uno dei fattori di rischio quando una zona di rischio, e questo anche per gli strumenti, i produttori di materiale, all'azienda un sacco di dati che sono esattamente che servono per migliorare, noi ci chiamiamo poi gli artigiani dei prodotti di domani, della ricerca, dell'innovazione e l'investimento di tutto ciò che ci fa immaginare un futuro diverso. Ho visto poco, ma quello che ho visto in mezz'ora rapido mi ha confermato che nel nome di Bruno Kessler, che è stato uno dei più grandi perché ha immaginato prima ciò che stava avvenendo, non soltanto il lavoro della provincia di Trento, c'è qui il presidente Ugo Lorenzo, il suo predecessore, può continuare anche grazie al lavoro che persone come Francesco Profumo e i suoi collaboratori fanno, ma che deve essere un simbolo anche per tutta l'Italia. Allora io evito di fare lunghi discorsi, ma un solo augurio vi faccio e contemporaneamente una richiesta che vi indirizzo. Noi abbiamo bisogno di gente che non sta a piangersi addosso, e qui voi siete così, siete persone in grado di innovare, di essere curiosi, di sperimentare. Questa è la ricerca oggi, è l'idea di non accontentarsi mai, magari anche prendendo talvolta delle cantonate. Chi fa ricerca sa che sperimentando si può anche seguire delle piste che poi non portano a niente, però provandoci, mettendosi in gioco, gustando con energia e con coraggio il sapore del domani. Quindi da parte del governo italiano dovremo fare di più in questo settore, la provincia di Trento è un simbolo, lo faremo, però quello che chiedo a voi è di non lasciare soli i soliti addetti ai lavori e politicanti a occuparsi di queste cose. C'è bisogno che i cittadini si facciano sentire innanzitutto con la voglia di sprigionare la propria curiosità, per cui in bocca al lupo di cuore e vediamo di ritrovarsi a breve. Ho visto che qui ci sono 3 milioni che vengono dai privati, una, no, 17 dall'Europa, una trentina di milioni è il contributo storico della provincia di Trento. Dobbiamo portare più soldi e per farlo abbiamo bisogno che le vostre idee viaggino alla grande. Quindi in bocca al lupo di cuore, buon lavoro e ci rivediamo magari tra un annetto. Portaci qualche invenzione, qualche start. Quante sono le start-up? 86 qua. 86 start-up, allora festeggiamo la centesima. Aspettiamo la centesima start-up e poi festeggiamo in qualche modo, troviamo il modo di festeggiare. In bocca al lupo. Noi siamo disponibili a fare un matching fund, eh? Ogni euro che ti portiamo dall'Europa ti dai 30 centesimi. A me ne capito Profumo com'è, cioè è un grande, eh? Bravo Enrico Gressone! Che fatica la vita da ponte! Bravo! Ciao, arrivederci a tutti! Ciao, grazie, ciao!